addio di Benedetto XVI al pontificato dall'11 al 28 febbraio di un anno fa, il segretario personale, l'arcivescovo Georg Hanswein, è stata una presenza discreta e affettuosa, come testimoniano queste immagini della partenza del Papa dal Vaticano. Il 57enne Monsignor Georg, oggi anche prefetto della Casa Pontificia di Papa Francesco, indica a Benedetto XVI alcuni fedeli che chiedono un suo ultimo saluto e poi lo accompagna commosso sull'elicottero che lo porterà a Castel Gandolfo. Ecco un suo ricordo di quei giorni e la sua analisi sugli effetti della storica decisione del Papa. L'11 febbraio dell'anno scorso era una giornata molto particolare. I sentimenti dopo l'annuncio della rinuncia di Papa Benedetto erano tristezza ma anche gratitudine. Chiaro che prendere congedo è sempre una cosa triste, una cosa che fa male, che è doloroso. Io lo sapevo da tempo fa e certamente quando il Papa me l'ha detto sotto il sigillo di non dire a nessuno niente, e non ho detto a nessuno niente, lo sapevo, però nel momento in cui l'ha detto mi è scosso. L'ultimo giorno del pontificato per me era un giorno di un dolore abbastanza forte. Come leggere oggi la grande novità di quel gesto? È stato l'umile passo indietro di chi non si sentiva più in grado di essere uno strumento nelle mani del Signore? È un atto di amore verso il Signore, verso la Chiesa, verso i fedeli, di rinunciare per aprire la possibilità a una persona che ha più forza, che può continuare il suo operato. È chiaro, questo letto dopo un anno era un atto con grande coraggio, un atto anche rivoluzionario che ha aperto delle possibilità che nessuno poteva vedere in quel momento. Lei ha già detto che è stato il gesto di Papa Benedetto a favorire anche il grande impatto emotivo di Papa Francesco tra i fedeli. Credo io fortemente questo è un aspetto che non si deve sottovalutare. Noi ci realizziamo tutti vedendo che l'impatto di Papa Francesco sul mondo, non soltanto sui fedeli nella Chiesa ma anche sul mondo, è un impatto enorme, e questo impatto è stato anche favorito da parte di Papa Benedetto nella rinuncia. Ha aperto una possibilità che finora non c'era, e si vede che Papa Francesco ha preso in mano questa situazione e ci rallegriamo che così è com'è. Insomma, anche nella diversità di stile e personalità c'è un filo robusto che unisce i due pontificati. La Chiesa spogliata dalla mondanità che vuole Papa Francesco è la stessa invocata da Papa Benedetto nel 2011 a Friburgo? Certamente, qui si vede una continuità che finora non è stato valutato in modo giusto, secondo il mio vedere. Chiaro, i gesti di Papa Francesco sono molto diversi di quei gesti di Papa Benedetto, perché sono due personaggi molto molto diversi riguardo al carattere, ma l'interno, cioè il magistero, la sostanza, c'è continuità, e questa continuità è ciò che conta, e anche fra i due c'è un ottimo rapporto di stima, di apprezzamento e anche di un intendersi bene. Come vive il suo ruolo inedito di ponte tra i due papi? Ci racconti qual è il loro rapporto? Per Papa Benedetto essere il nonno saggio di Papa Francesco è un modo per continuare a servire la Chiesa? Sì, questo era molto simpatico ciò che ha detto Papa Francesco, che vide Papa Benedetto un po' come il nonno saggio. La saggezza è una fonte di gioia, ma anche una fonte di forza, non soltanto per Papa Francesco, penso anche per altre persone. E io come vivo questo fonte? Ma vivo come una persona molto normale, no? Faccio il mio lavoro, faccio ciò che devo fare, il mio dovere, e cerco di aiutare anche di creare questo contatto fra i due papi. E ci sono diversi contatti, come sappiamo, e tutto il resto poi si va da solo. Dal 2003 lei è accanto a Josef Ratzinger come segretario personale. Cosa ha significato questo per lei e per la sua fede, e quali momenti sono impressi nel suo cuore? Sì, per me è stato ed è una grande grazia di vivere accanto a un uomo così grande come il Cardinal Ratzinger, come Papa Benedetto.
Ma mi sono impresse diverse immagini del pontificato, anzitutto i grandi eventi liturgici, e poi per me stesso era chiaro l'ordinazione episcopale, per me stesso era il momento indimenticabile. Però poi ricordo tanti viaggi internazionali dove Papa Benedetto è stato accolto con grande gioia, con grande entusiasmo, e questo ho visto come fa bene al Papa Benedetto, ma anche io mi sono personalmente rallegrato.